Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Sono le 10, 11 di mattina, ma saranno a malapena le 6. Ieri è stata una bella giornata. Ecco, non ho preso il guadino, ma tanto a trovare l'amico Peppe e la sua signora Tania, che avrete sicuramente conosciuto da un video precedente che dovrei caricare oggi, spero. Va bene, quindi ci direzioniamo alla Sentina. Cacciatore, avrei preferito via del pescatore. Spettacolare, ragazzi, è veramente spettacolare. Guardate qui c'è la famosa casa che merita una fotografia, absolutely. Comincia a fare un caldo assurdo. Ma quello fa 70, quello popolare fa 90. Oh, ma lui in media è di media, eh. Ma madonna, evidentemente no, questa riesce a allargare 40 Ecco il professore in azione con la sua nuova canna, che però dice che metterà in vendita perché non è soddisfatto. Non è soddisfatto non tanto della qualità, ma della capacità di lancio, che rispetto alla Crasi sembra essere decisamente inferiore. Un po' più su. Non so che fare, guarda. Ah, 20 grammi, no, mazzo. Ma io senti, fa proprio da 20 grammi piccoletti per. Ma tu l'hai ideata come sistema? No. Lui? Madonna! Questo fa la goccia. Questo è galesche da Lucio. Ah. Il pescatore di Lucio. Quindi ha piato queste qua. Bello! Quelle del Lucio le mette dietro. Quando tu con l'altro
non cacci niente. Con questi gli stimoli. Perché è un pesce nevrastenico, secondo me. In ottico questo, proprio bello. Faccio fino a tutto giugno e stanno qua vicino. Dopo ci sta quelli più. Arriva a 90 metri, 80 metri. Che grammatura c'hai dopo di questo? Questa è bella tosta, eh? L'ha definita un'opera d'arte questo. Un'opera d'arte? Porca allora, miseria. È lui l'ideatore. Ah, sei tu Christian? Sì, sì. Ci siamo sentiti per telefono. T'avevo una volta, t'avevo scritto, mi dicesti per un artificiale cioè, devi aspettare 2 mesi. Dipende che periodo. Stavi bello pieno di lavoro. Adesso per esempio 2 settimane sto pieno. Sto facendo il video, ti dispiace? No, posso pubblicare dopo? Famosissimo Christian, tanto ti conoscono tutti quanti. Anche, super come Chris Bard conosco. Questo pure tu? Sì, sì. Madonna, che meraviglia. Sì, purtroppo. Sei veramente bravo, guarda. Grazie. Devo dire che sono, cioè, sono belli a guardarsi, pure se uno non va a pescare, se li appende. Veramente belli. Ma mo ti ricontatto per qualcosa. Vabbè. Stai libero un po' oppure stai sempre. Allora, libero non sono quasi mai. Cioè, per esempio 2 settimane stanno già piene, già mi hanno chiamato che hanno spiccato gli artificiali, quelli che stavano lì, altri 4 artificiali, si aggiungono per la terza settimana. Cioè, pronto ci sta sempre qualcosa con me. Ma se tu mi vuoi su ordinazione qualcosa di particolare, allora ci dobbiamo sentire. Io non salto gli ordini quasi per niente. Cioè, come se io ti dico giovedì tot giorno. Va bene. Vabbè. Speriamo di niente, eh? Fa uscire qualcosetta. Prosegue in giù. Ciao, ciao. Famosissimo Christian fa degli artificiali che sono delle opere d'arte veramente. Il resto qua in zona. Lui rifornisce tutti. È il nostro spacciatore di artificiali. No? Faccio provare Fabio per vedere se sti attacchi almeno lui li chiappa, porca miseria. No, devo capire perché non può essere, capito? Guarda, secondo me ci va un po' di fortuna, se prendi il pesce è a posto. Sì, però capito. Anche le prendo come queste chiavi, il nostro pesce. No, no, ma questo secondo me è attirante da morire perché. A Villa Rosa? O Villa Rosa o Martin Sicuro? No, Martin Sicuro è buono pure.
Villa Rosa il problema è che trovi quasi sempre occupato. Ma io lì per lì non ho pensato la spigola, perché sembrava che quando la spigola caccia è veloce, sembrava Serra, no? Poi quando la comincia a te, che combatte Serra un po' di meno. Questo Serra non è oddio. Quando santa quando arriva da lì sotto. Porca puttana, vabbè. Infatti ci ho fatto la. Ciao! Niente? Oggi è condannata la signora. Sì, no, ma lei questo veramente sempre un po' portante. Sei la classica signora quella che tu esci per andare a pesca e lei sta sempre sul balcone. Quella ti sta aspettando. No, che tutte le volte quella sembra che ci sia, no? Stiamo portando i pesci, faccio tutti i altri pesci. No, sono fatto 2 anni da preparare, 2 anni da preparare. Non sono due, ma non mi dico. Vabbè, qualcosa è uscito. Giustamente. Sono arrivati? Ah, Villa Rosa non... Abbiamo attenzione, l'anno scorso uno ha fatto 2 settimane. Addirittura. Ma sarà buono da mangiare? Dicono che è buonissimo, eh? Madonna! Ah sì, quella... No, ma arriva su AliExpress. No, è migliorato tantissimo. Però ancora rispetto a Amazon io ho trovato roba, costa 10 euro Amazon 40, reggicante. Tu di solito 14-15 euro, 23. Stasera dovrebbe migliorare. No, si alza ancora, quello che ci toccai, infatti ci toccato. Toccai? E noi ci conosciamo, cioè questa è a Villa Rosa, sì, giù in fondo vicino al camping, al mare, sì, sì. Ora mi sa che da bambini... Ma chi sei? Io Massimiliano, ma tu Federico, una cosa... Federico? Che... vabbè, cugino, era amico di Gino. Oh, porca miseria, come no? Io sono, ma tu venivi giù al mare? Noi eravamo giù, sì, fino a quando eravamo fino ai primi anni delle superiori, dopo... No, però venivamo giù tutti gli anni. Gino mo ha preso la casa a Giulianova, sta. Sì, noi ci stavamo. Mi ricordo. Stavo sempre insieme a Gino.